guardate questo, che bello! Chi te l'ha dato quel coso lì? Nessuno! Come nessuno? Allora l'hai rubato! Ma ti sembra una cosa da fare? Vai a trovare subito la signora e dagli subito il giocattolo indietro. Ciao a tutti ragazzi, io sono Salvo. E io sono Giorgia. E oggi è una giornata speciale perché Giorgia finalmente è guarita dall'ultimo incidente che ha avuto col monopattino. E se questo video non l'avete visto, andatelo a vedere sul nostro canale. Esatto, quindi io e la mamma abbiamo deciso di portare Giorgia al negozio di giocattoli e fargli scegliere qualsiasi gioco che vuole. Giorgia, sei pronta? Sì, un sacco! E allora andiamo! Andiamo! Giorgio, ma sei sicuro che questo è il posto giusto? Guarda, secondo me hai sbagliato qua posto. Ragazzi, ci siamo persi. Lo sapevo, ci siamo persi. Non ci siamo persi, babbo. Ma guarda, come no? Siamo nel lato cartigenica, Giorgia. Lo so, ma te segui. Ma lo proviamo. Sì, ma sono 10 minuti che ti seguo, mi stanno facendo già male i piedi. Di là, babbo, forse l'ho trovato. Vediamo dov'è. Ah, si intravede qualche giocattolo. Non è finita qua, intanto di là ce ne sono ancora. Sì, più. Allora ti seguo, vai. Guarda qua, guarda lì. Brava! E ora bisogna trovare un regalino per te. Pronta? Sì. Vai. Questo è il vero mondo dei giocattoli. Vediamo. Ta-da. Diana, guarda qui. E questo è il lato femmine. Degli amici per la bambola sono data. Ah, è vero, tu c'hai la bambola, che la Barbie che fa yoga, se non sbaglio. Invece questa fa? Ginnastica. Ginnastica. Bamboline. Guardate che carino l'unicorno, il corno. Però Giorgio, però non possiamo rimanere qui tutta la giornata. È da 10 minuti che stai così. Ah, che bello, ah, che carino. Bisogna andare via, Dai Giorgio, si è fatto tardi, non ce la faccio più, hai scelto? Sì, ho scelto. Oh, vediamo, cosa hai scelto? Questo. Sicura? Vediamo che cos'è? È una Cry Babies. Ok. I cucciolini della Cry Babies. Ah, i cucciolini, perfetto. Allora, senti, vieni con me a pagare? No, babbo, io resto qua a guardare altri giocattoli. Va bene, però non toccare niente, ti raccomando, ok? Okay? Guardate questo, che bello! È una borsetta con i trucchi! Il babbo è già a pagare. Di sicuro, se gli chiedo che me lo compra, di sicuro non me lo comprerà perché sta già pagando un altro giocattolo. Ragazzi, mi è venuta un'idea. Siccome non mi sta guardando nessuno, lo rubo. Lo metto dentro lo zaino e vado, tanto non lo vede nessuno, è dentro lo zaino. Non lo dice nessuno. Vai Giorgia, ho pagato, si va? Tieni, questo è tuo? Sì, andiamo. Vai. Siamo arrivati! Oh, che caldo che fa! Senti un po', Giorgia, che vuoi fare? Niente, voglio andare in camera a giocare con il regalo. Ah, ok, vai! Io, se hai bisogno sono qua, ok? Ok. Ragazzi, sono contentissima! Vai, no! Questo è il regalo che mi ha comprato il babbo. Ma dentro lo zaino c'è quello ancora più bello! La borsetta con i trucchi! Wow, è bellissimo ragazzi! C'ha tutte le luci da labbra colorate, il rossetto rosa! Wow, gli ombretti fantastici! È bellissimo! Ragazzi, lo vorrei tanto aprire, però è meglio non mi faccio scoprire da mamma e babbo, perché se no sono veramente guai! Lo devo nascondere da qualche parte. Lo nascondo sotto le coperte. Intanto il letto è così disfatto che non scopriranno mai che è lì sotto quel regalo. Mi raccomando ragazzi, non scrivete nulla nei commenti, perché se no, se mamma e babbo le vengono a leggere, mi fanno passare un'estate intera in casa. Giorgia,
Giorgia, te lo dico 100.000 volte, ma le scarpe quando le indossi le devi mettere in camera, nel suo posto, non le puoi lasciare sempre a giro per la casa. Abbi pazienza, prendile e portali in camera. Dai babbo, sto disegnando, ce le metto dopo in camera. Va bene Giorgia, facciamo così, ce le porto io per questa volta in camera tua. In camera non ci può andare, ci sono i trucchi che ho rubato. Dì, Giorgia, ce le porto io in camera. Va bene, vai. Grazie. Ragazzi, se veniva il babbo a mettermi le scarpe dentro l'armadio, di sicuro scopriva i trucchi che ho rubato. Mamma! Dimmi, amore! Posso andare fuori a giocare? L'hai rifatto il letto? Dai, mamma, lo devo fare sempre io il letto! Sempre io? Io semmai, però... Ti giuro, mamma, quando torno da giocare, lo rifaccio io il letto. Va bene, Giorgia. Io vado. Anzi, Giorgia, facciamo così, vai, te lo rifaccio io il letto, come sempre. Vai fuori a giocare, vai, amore. La mamma non deve andare in camera a fare il letto, perché se no scopre che c'è i trucchi rubati. No, 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 mamma, mamma, lo faccio io il letto. Mamma, 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 che c'è? Lo faccio io il letto, ci vado dopo a giocare. Mamma mia, che bambina brava oggi! Va bene. Vabbè, vado, vado. Ragazzi, se veniva la mamma a fare il letto, di sicuro scopriva che c'è i miei trucchi rubati. Ci è mancato proprio poco. Però come faccio a non farmi vedere da mamma e babbo? Sono proprio belli, sono proprio bellissimi, li adoro. Oh, Salvo! Dimmi. Hai visto oggi com'è brava Giorgia, che si sta rifacendo il lettino da sola? Giorgia? Sì? Ma non l'ha mai fatto! Appunto, mi sembrava un po' strano, però una volta... In effetti è un po' strano, perché anche prima ha preso le scarpe e da sola l'ha portato nell'armadio, cosa che non l'ha mai fatto. Davvero? Sì. L'ha portata da sola nell'armadio? Sì, in camera. Non è che ci sta nascondendo qualcosa in quella camera? Ma che cosa? Non lo so, però se non voleva che tu andassi in camera e non voleva che io andassi in camera a portarci le scarpe, c'è qualcosa in quella camera che ci sta nascondendo. Come possiamo fare a scoprirla però? Vai, andiamo a spiare. Andiamo, andiamo, andiamo. Vediamo, apri un po'. Apri. Vieni, vieni, vieni. Senti un po', Cinzia, ma qualcosa che avevi in mano, che non so cos'era, fossi trucchi, te l'hai comprato tu? No, non tu. No, io non gliel'ho comprato. Prima siamo stati al Toys perché gli abbiamo fatto il regalo e lei ha scelto una cosa a forma di uovo, non so se si chiamava tipo Cry Baby. Che non era quello? Che non era quello, perché era a forma di uovo, quella era una scatola quadrata. Quindi tu non gliel'hai comprato, io non gliel'ho comprato, gli avranno regalato qualcuno? Ma chi? Giusto, perché? Sono tutti al mare, quindi... No, ragazzi. No. Secondo me sì. No. Pensi quello che sto pensando io? Sì. Secondo me l'ha rubato. Mentre io ero a pagare, lei l'ha rubato, di sicuro. Ora vado in camera e te ne dico due. No, no, non t'arrabbiare. Prima andiamo a chiederglielo, no? Magari c'ha qualche spiegazione. Voglio sentire queste sue spiegazioni. Andiamo. Guarda, ce l'ha ancora in mano. Giorgia! Giorgia, che cosa hai dietro la schiena? Niente, babbo, non so niente. Sei sicura? Sicurissima. Giorgia, guarda che ti abbiamo visto, ti abbiamo spiato prima. Hai qualcosa dietro la schiena. Tira fuori quello che hai. No, non c'è niente. Giorgia, Giorgia, ti abbiamo spiato. Lo so che hai qualcosa dietro la schiena. Esci fuori. Però mi è giurato che non vi arrabbiate. Te faccelo vedere prima. Vediamo. Vai. Che cos'è quello, Giorgia? Dove l'hai preso? Chi te l'ha dato quel coso lì? Nessuno! Come nessuno? Allora l'hai rubato! Hai visto? Te l'avevo detto! Te l'avevo detto che l'aveva rubato! Amore mio, allora, perché l'hai rubato? Me lo racconti, me lo spieghi? Perché il babbo era a pagare un altro giocattolo e avevo visto questo, che era molto più bello. Qui
allora tu hai pensato di rubarlo, ma ti sembra una cosa da fare? No. Lo sai che se veniva la guardia ti arrestava? Sei una bambina birba, Giorgia, non si fanno queste cose. Brutto, 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 anche perché ti guardano tanti bambini. Ok? Non si fanno queste cose. Non hai fatto una bella cosa, eh? Innanzitutto dovevi chiedermelo. Babbo, guarda, magari te lo cambiavo, ok? Si andava alla cassa e gli si dava dietro lo scontrino, dietro il primo giocattolo, e si prendeva il secondo. Si dava la differenza e si pagava e si prendeva il secondo. Oppure se costava poco te li comprava tutti e due. Ma non si ruba. Allora, io ho pensato a quale potrebbe essere la tua punizione. Quale punizione? Non ti metterò in cameretta per qualche giorno. Potrai continuare a vedere il tablet tranquilla, ma devi andare a riportare il balocco qui presente, che poi che sono trucchi, ti mancavano sì. I trucchi, al negozio e chiedi scusa. No, mi vergogno. Giorgia, la te. Allora, questa è la tua punizione. Ti vergogni? Ora noi ti perdoniamo, ok? Ma la tua punizione è prendere quello e lo portare al negozio. Dai, su, veloce. Vai. Ora bisogna trovare la signora che si occupa di giocattoli e dimmi quello che tu hai fatto. Vabbè. Eh? Ma sei pentita di quello che hai fatto, Giorgia? Un sacco. Eh? Perché non si fa quello che hai fatto? Tu immagini se tutti i bambini si mettono a rubare i giocattoli? È una cosa bella? Eh? E vai, vai a trovare subito la signora e dagli subito il giocattolo indietro. Babbo, ma io mi vergogno, non me lo puoi portare tu? Ti giuro, non ruberò mai più. No, Giorgia, non mi interessa. L'hai combinata grossa. Rischiare di essere arrestata. Non si ruba. Quindi prendi la riforniva e la riporti subito al negozio. Corri. Ragazzi, siamo tornati da poco dal negozio del giocattolo. Abbiamo restituito indietro il giocattolo che Giorgia aveva rubato. E non si fa, ok? Sì, vuoi dire qualcosa? Ragazzi, è meglio mai non rubare, perché se vi scopre la guardia sono guai, perché mi metto in galera. Ok? E poi non si ruba, è una cosa bruttissima rubare. Vi raccomando, non rubate, non si fa, non si deve mai fare. Se volete qualcosa, chiedetelo ai vostri genitori. Sì. Oppure vi mettete i soldi da parte, come fa Giorgia ogni tanto, e poi vi comprate quello che vi pare. Giusto, Giorgia? Sì. Ok, anche oggi abbiamo terminato un altro video. Se vi è piaciuto, lasciateci tanti... Attivate la campanella degli aggiornamenti e se non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E noi, come sempre, vi salutiamo con un grande... Wow!